Benissimo ragazzacci, allora ecco qui il vostro Diablotex, sono prontissimo, gasatissimo per continuare su Ninja Gaiden Sigma. Abbiamo un piccolo, diciamo, punto da rifare, vediamo un po' se, ok, vai, ho capito il sistema e ora si fa veramente in maniera veloce. Allora, sono qui, quindi andiamo giù ragazzi. C'è un piccolo punto da rifare, ma non è che ci metteremo insomma molto, eh. Purtroppo il salvataggio è ripartito da lì. Riprendiamo la nostra statua. Dobbiamo tornare dietro, giusto? Si deve tornare dietro. Perché si deve tornare un po' dietro, ragazzi, però. Ora stiamo facendo le cose per bene, insomma, eh. Devo solo sperare che riuscirò a battere quei due vermoni giganti, ok? Perché comunque in due, ragazzi, sono fastidiosi, ok? Devo essere sincero. Il termine giusto è che sono fastidiosi. E l'avete visto anche voi. Tanto siamo arrivati, si può dire, no? Siamo ben che arrivati. Sono in due, ragazzi. E questo è il problema. Il problema è che sono in due. Vabbè. Non mi interessa ora dei pipistrelli, perché tanto l'energia son pieno. Quindi, allora, lì ci sono, che poi non ho ben capito lì se è facoltativa la situazione di sconfiggerli. Vai, vai, andiamo. Sennò poi sembra che uno fugge dalla battaglia. E no, non è così che funziona, ragazzi. Quindi andiamo. Ok. Sono fastidiosi in due. Magari uno era un pochettino più fattibile. Due, diciamo, sono un po' fastidiosi, eh. Vediamo un po'. Via. No, non devo andare in acqua, ragazzi, perché se vado in acqua, diciamo che il mio errore è lì. Vediamo un po'. Vediamo un attimino, qui non le ho. Eh no, diciamo che un po' l'ho colpito, vabbè. Cioè ragazzi, ma in acqua non ci devo andare proprio. Ma io amo l'acqua, ragazzi. Perché mi proibite di andare in acqua? Maremma. Ok. Perché mi dovete proibire di andare in acqua? Io, ragazzi, qui il sistema, dovrei sconfiggerne uno per poi, vabbè, per poi. Sì, vabbè. Sì. Grazie. Vediamo se se riesco a togliermene dai piedi uno. Se riesco, me ne tolgo, insomma, dai piedi uno e già un qualcosa di positivo. Ok. Via. Devo agire contro di questo, ragazzi. Via, fuori uno, eh. Ah, ok. Vabbè. Non ho fatto in tempo a ripristinare la mia vita ed è successo questo. Ed è successo, purtroppo, che ho dovuto usare, mi sono dovuto rianimare, ragazzi. Vabbè, dai, va tutto sotto controllo, insomma. L'importante è che adesso, sì, vabbè, dai, però, che bordello. Vediamo un po' qui. Ok. Dai che lo buttiamo giù questa volta, eh. Dai che questa volta, dai, no, questa volta dobbiamo farcela, eh. Ho usato un po' troppe pozioni, ragazzi, però va bene, dai. Un po' troppe pozioni usate. Cosa mi dai?
Un forziere, un misero. Un misero forziere, insomma, vediamo un po' qui. Ma misero per dire misero, ragazzi, perché è così la questione, insomma, un misero forziere perché dammi 7-8 pozioni, no, visto che mi sono fatti in 4 per sconfiggerlo. Vabbè. Allora, stiamo un po' tranquilli qui. Abbiamo delle strade da percorrere. Allora, un attimino. No, io torno un attimino dietro. Vi spiego perché. Perché c'era il fabbro lì. Vado a riacquistare qualche pozione. Cioè, non è che... Non per altro, ragazzi. Non me ne volete, insomma. Ma torno un attimino dietro. Farò degli acquisti sempre se mi apriranno la porta per... Sempre se la porta verrà aperta, ragazzi. Perché questo è un altro dilemma adesso, eh. Questo è veramente un altro dilemma. Quindi qui non posso tornare. Allora, vediamo se posso rifare il giro in questo modo, eh. Vediamo un attimino. Ok. Pipistrellacci della malora. Allora, no, perché qui sicuramente avremo... Avrò delle boss fight da fare. Quindi vediamo un po' qui. No. Maremma, che bordello, ragazzi, eh. No, perché io ho paura che... purtroppo io uso parecchie pozioni, ragazzi. Lì quei serpentoni, quei vermi giganti con l'elettricità mi hanno fatto veramente passare i guai. E l'avete visto anche voi, quindi... Ok. Vediamo un po' se qui... Non è qui la strada. E allora è di qui, ragazzi. Non si discute. Non si discute che per tornare dietro bisogna andare qui. Ma state buoni, dai, ma fate i bravi. Fate i bravi. Ancora? Ah, si insiste quindi. Voi insistete sul fattore. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Bene. Allora, datemi un attimino tempo. E qui abbiamo uno shuriken incendiario. Qui abbiamo un'altra cassa. Che bello. Allora, vediamo un attimino, eh. Ok, qui mi occorre uno shuriken incendiario. Eccolo qui. Bene. Ecco, avrei potuto... Adesso ci sto pensando. Contro quei vermoni giganti avrei potuto usare l'arco... Vabbè, non ci ho pensato. Adesso è troppo tardi. Allora, scarabeo. Bene. Bene così. E ora me ne tornerò tranquillamente. Vai, ora possiamo andare sulla strada maestra qui, eh. Una cosa, ragazzi, non sarebbe il caso magari di andare a salvare la partita? No, sapete perché no? Poi devo rifare tutto il boss da capo e non è bella la situazione poi, eh? Visto che c'è questo problemino, sempre se riuscirò a ritrovare la statua del punto di salvataggio. Vediamo un attimino. Speriamo non sia molto distante. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a ritrovare la statua del punto di salvataggio, eh. No, perché almeno se... Magari... Tanto può succedere che nella prossima boss fight ci rimetterò le penne io, no? No, qui non è.
può succedere che ci rimettono le pene, almeno se è qualcosa uno torna subito direttamente al boss e è chiusa la storia. Però dobbiamo ritrovare la statua adesso. Allora, lì è la strada, qui ci siamo stati, ci sono stato, quindi andiamo un attimino qui. Oh, perfetto, vai. Non è che abbiamo allungato di molto, ragazzi, non abbiamo allungato di molto, anzi, però ne è valsa la pena, perché in caso ci rimettero le penne nel boss, uno riparte da lì. No, però forse qui è sbagliata. No, non è sbagliata la strada, assolutamente. Vediamo un po'. No, non è sbagliata assolutamente, ottimo. Dai, pipistrelli, venite qui che mi serve un po' di energia e tutto il resto, dai. Sono facili da affrontare, quindi, insomma, sono veramente facili da affrontare. Ok, ora me ne posso andare avanti, eh. Allora, via. Ciao a tutti. Quel che dovevo fare l'ho fatto. Allora, vediamo un attimino. Sì, sì, ok, vai, strada. Strada perfetta, ragazzi. Allora, ripiazzerò l'arco con le frecce, perché armi da lancio, facciamo frecce, mettiamo un po' le frecce esplosive. Bene, andiamo. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Ok, buono, buono. Buono così. Ok, io me la sto giocando, ragazzi, eh. Me la sto veramente giocando, eh. Non so se nel migliore dei modi, però mi sto impegnando molto. Allora, ora bisogna andare qui, eh. Che bello, ogni volta che vedo un forziere, ragazzi, io mi gaso, non so perché. Allora, provviste. Ok, datemi un attimo, eh. Bene. Usiamo anche questo, che tanto sappiamo che ogni 9 ci dà insomma un qualcosa, no? Ma quanti forzieri, ma mi stai viziando allora? Ora qui ci vorrebbe un bel punto di salvataggio, ragazzi. Così siamo ancora più vicini. Siamo ancora più vicini al punto di destinazione principale. In caso di sconfitta, siamo molto più vicini. Giriamoci ben intorno, sia per i forzieri e sia per vedere se c'è una statua per, come si dice, una statua per salvare la nostra partita. Ma dai, ma oh, ragazzi, questi pipistrelli sono veramente tremendi, eh. No, ma io ve lo devo dire, sono tremendi. Non so come la pensate voi, ma sono realmente tremendi. Comunque, andiamo. Maremma. Cosa dire? Vabbè, no, aspetta, qui facciamo. Ne sono troppi, eh. Ne sono veramente troppi, però danno comunque gusto. Danno comunque gusto, ragazzi, qui, eh. Allora, vediamo un po'. Bene. Allora, lì c'è una strada, però qui c'è un forziere. Che senza di questo, comunque, avanti non si procede, quindi stiamo un po' tranquilli. Vediamo un po'. Voi dite che sono arrivato. La porta è chiusa a chiave, non è possibile aprirla da questa parte, quindi no, non ho ben capito. Quindi cosa mi stai dicendo? Ah, devo tornare dietro? C'è Maremma, ragazzi. Qui andiamo avanti, torniamo dietro, vabbè. Quello che ci viene chiesto noi porteremo a termine, non è un problema, eh.
Questo, devo dire che questo dodicesimo episodio è veramente impegnativo, eh. Non so se siamo verso la fine del gioco, non, sinceramente non credo, io credo che manchi ancora un po', eh. Credo sinceramente che manchi ancora un po', vediamo un po' qui. Cioè, ragazzi, bisogna tornare dietro alla grande, allora, vediamo un po' un attimino, no. Strada sbagliata, ok. Cioè, qui bisogna tornare dietro e di brutto anche. Bisogna tornare dietro e anche di brutto. Vabbè. Non c'è problema, ragazzi, su questo punto di vista. Tanto se bisogna fare questo, bisogna fare questo, punto. Non è che non abbiamo altre strade da percorrere, insomma. Bello. Pipistrello adesso non. Per adesso non mi interessi. Vediamo un po' più avanti, eh. Allora, ragazzi, vabbè, dobbiamo tornare un'altra volta. Dove? Qui. Ok. Vediamo un po'. Diciamo che l'ho imparato quasi a memoria, quindi ora andiamo qui, lì e poi dovrebbe essere questa la direzione giusta, eh. È un po' un po' impegnativa, ragazzi, veramente un po' impegnativa, eh. Veramente abbastanza impegnativa, però se la strada è questa e questa e basta, quindi non è che possiamo fare altrimenti, eh. Se la strada è questa, e questa e basta. Allora, vediamo un attimino. Ok. Che bello. Bello, bello, bello. Allora, vediamo un attimino. No, bisogna andare qui. Questa porta qui, insomma, vai. Senza una mappa qui si uscirebbe pazzi, ve lo dico, eh. Senza una mappa qui si uscirebbe veramente pazzi. Quindi. Allora, qui abbiamo un altro bellissimo forziere. Che bello. Mi piace molto. Vai, siamo arrivati quasi. Eccoci qui, vai. Non so cosa accadrà adesso, ragazzi. Io questo non posso saperlo, eh. Lo scopriremo. Magari si abbassa l'acqua. Comunque questa statua qui, questa gigante, è di rilevante importanza da quello che fa capire. Da quel che fa capire è di rilevante importanza. Sì, molto. Mi butto, ragazzi. Direi. Bene. State buoni ancora. Dovete stare tranquilli. L'avete capito oppure no? Oh, dovete stare buoni. Non lo capiscono, ragazzi, veramente loro credono che possono fare tutto quello che vogliono, eh? Vai. Vado ad usarla subito. Vado ad usarla subito, ragazzi, eh? Bene. Che bello. Allora, dove vado? Mi tuffo. Allora, visto che ragazzi, siamo qui, datemi tempo un attimo di fare una cosa. Mi offre un dono.
Bene, così. Allora, vediamo un po'. Se esco da questa parte, dovrei avere la statua, insomma, del punto di salvataggio, infatti. Vediamo un po'. Che bello. E ora possiamo proseguire. Possiamo proseguire, eh? Allora, sì, andiamo qui. Ok, dai, c'è tutto un giro predisposto da fare. Potrebbe esserci una boss fight, ragazzi, a questo punto. A questo punto non escludo che ci possa essere una boss fight, che siamo quasi alla fine del capitolo, eh. Questo ora non posso escluderlo. Ho ottenuto un'arma. Adesso appena finiamo di sconfiggere questi balordi, andiamo a dare un'occhiata, eh. Andremo a dare un'occhiata. Vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Maremma, ragazzi, qui che bordello, eh. Vediamo un po'. Ottimo. Cioè, qui, ragazzi, escono a non finire. Escono veramente a non finire. Maremma, che bordello. Che bordello. Vediamo un po', perché secondo me qui c'è una boss fight da fare. Secondo me può succedere questo piccolo particolare. Ma adesso non so se devo andare via da qui, cioè se questi usciranno all'infinito, oppure a un certo punto diranno basta, non ci sono più nemici. E va bene così, insomma. Allora, vediamo un attimino, eh. Io quasi quasi, ragazzi, se posso me ne vado via. Se posso, però, ma qui escono ancora. Cioè, qui escono come se fossero formiche. Credo che avranno una fine, no? Voi dite che avranno un termine, oppure rimarranno qui fino a... Questa cosa qui non l'ho capita, ragazzi. Veramente non l'ho capita. Se avranno una fine oppure no, eh. Continuano ad uscire come mosche anche, quindi altro che formiche. Va bene. Non è che devo andare qui, ragazzi. Vediamo un po'. La porta è bloccata. E allora temo che non posso proseguire se non li affrontiamo tutti, eh. Credo. Oppure la direzione non è lì. I modi sono due, ragazzi. I modi sono due. Affrontiamone un altro po' e vediamo cosa succederà. Tanto in caso di sconfitta, siamo qui che possiamo rientrare subito in questo punto, quindi... Ok, bisognava distruggerli tutti, ragazzi. Purtroppo bisognava. Ora qui mi darà una chiave, sicuramente. No. Allora, calmi, eh. Calmi tutti. Vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Dovrebbe far crescere la barra, ok. Bene. Veramente bene. Allora, qui è per andare avanti.
Vediamo un po' se... Allora, ragazzi, io vado a riacquistare... Ah, non posso. Fantastico, non posso, ragazzi. Bello. Chi raggiunge a testa della dea guadagnerà la forza necessaria. Quindi, così. Era tutta una sorta di enigma, ma che è andata a buon fine. È andata comunque a buon fine, quindi sono contento di questo perché vorrei proseguire avanti nel gioco un attimino. Giungerai presto alla fine di questo labirinto sotterraneo. Da questo momento in poi anche la minima disattenzione significherà morte sicura. Cosa vogliamo dire per morte sicura? Che sarà pieno di trappole, trappoline, non so. Potrebbe essere questo, ma qualche statua al riguardo no, eh. Che bello. Sì, che bello, sì, ma... Una statua mi interessa, ragazzi. Vorrei salvare la mia partita, vabbè. Anche qui ce ne saranno 2000 da affrontare? No, così, a titolo informativo, eh. Lo chiedo così a titolo informativo, nulla di che. Veramente nulla di che. Ok, sì, va bene. Vai. Andiamo. Ok. Allora, noi siamo qui. Noi siamo qui. Siamo venuti da questa entrata qui, ragazzi. Ma qui cosa abbiamo? Non andiamo subito alla traiettoria principale perché, ecco, vedete? Poi si trovano oggetti che... allora, qui non ho più frecce, quindi... Ok, qui abbiamo uno scarabeo. Che ci fa comunque comodo. Ok. E ora possiamo dirigerci verso la strada maestra qui, eh. C'è un messaggio sulla porta. Il sentiero sarà aperto a chi dimostra grande coraggio. Sarebbe? E lì sopra come ci si va, ragazzi? Ok, a chi dimostra grande coraggio. Allora, vediamo un attimino qui, eh. Allora, sicuramente bisogna andare lì sopra. Allora, facciamo una cosa qui, ragazzi, eh. Secondo me la strada è questa, poi ognuno può dire la sua, ma la strada era questa. Bene. Non è semplice, perché non è semplice, però... Non è semplice, ragazzi. Purtroppo non è semplice. Bisogna solo capire come fare. Perché ora la situazione si fa veramente un po' complessa.
Allora, no, no, un attimo, forse ho capito, ragazzi, forse ho capito. Vediamo, eh. Anche perché non si può arrivare fin lì giù senza... Ok, ok, andiamo, andiamo. Qui è fatta, al momento qui è fatta, eh. Ok. Bisognava avere solo un po' di occhio e tutto a posto. Bisognava solo avere un po' di occhio e tutto ok. Allora vai qui. Bene. Ah, non ne posso portare più. Più di 5 non posso. Vabbè. No. Come vado lì un attimino? Allora, non ho... State un attimino buoni, ragazzi. Qui che non è semplice. Ora qui bisogna un attimino capire... No, perché vorrei salvare la partita, perché poi andando avanti... Quindi... Come ci vado lì, ragazzi? No, no, qui ora è facile tornare qui, non è quello il problema. Ma è come vado lì nella statua per salvare la partita? Ok. Qui è semplice. Il problema è... Il problema è adesso come vado nella statua. L'ideale sarebbe salvare, perché perché sì. Anche perché lì abbiamo qualcosa da prendere, no? O almeno così sembrerebbe. Allora, qui sembrerebbe che al momento... Ah, no, no, ragazzi, ho ben capito, un attimo. Vai. Vamos. Bene, bene, bene. Vediamo un po' qui. Bastava solo vedere un attimino bene le cose e tutto a posto. Spada del coraggio, ragazzi. Qui abbiamo uno scarabeo. Ci farà comodo più avanti, eh. E qui abbiamo la statua per salvare, quindi perché no? Allora, datemi tempo di vedere una cosa per quanto riguarda l'equipaggiamento. Spada del drago. Questa fa male, secondo me. Quella fa male, ragazzi, secondo me. Poi ognuno... Vabbè. Dite che andiamo un altro po' avanti nel gameplay, ma va bene. Allora, via. Vediamo un po'. Vabbè, rifaremo il giro. Tanto l'importante è che ho salvato la mia partita, ragazzi. La cosa importante e fondamentale è quella, La cosa importante e fondamentale è quella. Vediamo un po', Bene. Bene, bene. Allora, adesso già sappiamo da che parte proseguire. Tranquilli. Vediamo un po'. Andiamo qui. Secondo me potrebbe essere. No. Ah, qui siamo tornati. Ah, no, no, aspetta, aspetta. Secondo me bisogna... Calmi. Ok, spada del coraggio va qui, ragazzi. Per aprire la porta... Per aprire la fantomatica porta.
Questo come lo affrontiamo? Vediamo un po'. Ah, questo va su, va giù. Allora, facciamo una cosa. Equipaggiamento. No, le frecce esplosive purtroppo non le ho. Non ho frecce esplosive. Vediamo un po'. Li faccio poco e nulla, eh. Con quest'archetto qui gli faccio veramente poco e nulla. Maremma. Vediamo un po' adesso, ragazzi. Proviamo, Allora, è molto resistente, come boss è molto resistente. Devo solo capire come affrontarlo. Come togliere magari energia, perché ok, possiamo affrontarlo, ragazzi, Non è semplicissimo, perché non è semplicissimo, però vediamo un po'. Insomma, allora, posso tranquillamente affrontarlo, Cioè, tranquillamente, tranquillamente, no. Però possiamo affrontarlo, allora, vediamo un po'. Bene. E ragazzi, purtroppo con questo bisogna stare molto attenti, Non è un boss da poco conto, non è veramente un boss da poco conto questo, perché non lo è, quindi cerchiamo di stare alla giusta distanza da questo boss e basta, e di affrontarlo con le determinate precauzioni che non fanno male, via. Cercherò di usare meno pozioni possibili, spero, ma maremma se questo è tosto, Sì, scendi giù magari. Vediamo un po'. Ok. E ragazzi, dai, possiamo... Voi dite che è il boss di fine livello questo? Dite che è il boss di fine livello? Speriamo. Speriamo, ragazzi, perché... Ok, voglio ben sperare che è il boss di fine livello, Credo di sì, però... Credo di sì, ma non ci metterei la mano sul fuoco, Ok ragazzi, allora il capitolo è benché terminato, non prenderò un grado eclatante, però per me va bene uguale. Per me va bene uguale. Ho ottenuto un qualcosa, non so cosa, ma va bene uguale. Quindi si va nel capitolo 13, ragazzi. Il sentiero per Zarkan. Qui la situazione si fa... Seguendo l'acquedotto, Ryu è giunto al fossato che circonda Zarkan. Tuttavia, un imponente muro gli impedisce di entrare nel palazzo. Dovrò nuotare con i piranha qui. Allora, innanzitutto, ora, a parte il forziere che apriremo... si trova giustamente una mappa. Quando, vabbè, magari io avrei voluto trovare altro, ma... Ah, ci sono due forzieri. Ok, bene. Allora, ragazzi, ora, senza che vi dico che si continuerà nel prossimo gameplay per quanto riguarda
Ninja Gaiden Sigma, ho fatto abbastanza, vi ho fatto anche una boss fight, è stato un capitolo impegnativo. Io per il momento vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi gameplay, restate sintonizzati perché dopo ne vedremo veramente, credo, delle belle con il prossimo episodio. Ciao a tutti e alla prossima, grazie come sempre per il vostro fantastico supporto, perché senza di quello non si va da nessuna parte. Ciao a tutti e grazie di cuore.